Passiamo ora alla sintesi della seconda tappa della prova maschile. Siamo a Roana, abbiamo detto un percorso molto molto duro, un percorso che vede nel Monte Erio 1500 metri d'altitudine la cima Coppi. Ora vi abbiamo visto con la maglia tricolore Esposti, il campione italiano Esposti, quindi Daniele Bruschi, abbiamo visto Vannucci, abbiamo visto Vandelli, abbiamo visto grandi nomi del mountain bike italiano. Guardate quanto è l'unità di Acquaroli, veramente interessante, ma soprattutto una prestazione globale d'assieme di tutti i corridori italiani. Una prova seguita particolarmente dal settore tecnico della federazione. Siamo oramai alla vigilia dei campionati italiani e dei campionati europei. La squadra nazionale dovrà essere formata quanto prima e il commissario tecnico Edoardo Gregori ha avuto da questa tappa e dalle tappe successive ottime indicazioni appunto per fare la squadra azzurra. Ora altre immagini, diversi grandi atleti anche per Pontoni. In altre parole, quello odierno è stato il classico, uscirà a pieno. In pratica con questa prova odierna metterà una grande ipoteca alla vittoria finale della Italian Cup. Ancora Carmine Stefanile, l'unico atleta che sembra poterlo contrastare, ma sta già a 3 minuti di ritardo. Guardate che bellissimo paesaggio, molto molto verde, molto molto bello. Inquadrato è l'anziano Mario Noris, ma ancora immagini di Dario Acquaroli, un tratto nel bosco, abbastanza difficile. Siamo comunque alle battute finali, questa è la discesa che porta a Roana, mancano circa 4 chilometri all'inseguimento di Acquaroli, ma con un ritardo ormai di 3 minuti è Carmine Stefanile. Questo, ripetiamo, un tratto un po' viscido e infatterizzata da moltissimi tratti tecnici, ancora corridori che preferiscono scendere dalla bicicletta, posizione quasi da ciclocrossisti. Molto interessante questo, queste, molto interessanti sono queste immagini. Ed ecco l'arrivo, la seconda vittoria consecutiva di Dario Acquaroli nella Italian Cup. Bellissima, bellissima vittoria di Dario Acquaroli, che aumenta il suo vantaggio in classifica generale. Soddisfazione in Casa Bianchi, ma guardate la contentezza di Carmine Stefanile. Anche lui è stato autore di una gara meravigliosa, il secondo posto lo appaga delle tutti i sacrifici che sta facendo. Ecco al terzo posto col numero 10 Dario Cioni e quindi Paganessi, il primo campione italiano del mountain bike. Quinto con il numero 20 Giuliano Badiali. Poi ecco il numero 34 Alessandro Fontana, lo ricordiamo autore di una magnifica performance alla Coppa del Mondo a Mont-Saint-Anne. Quindi ancora un austriaco, è l'Unger Hansjörg. Quindi il numero 1 Daniele Bruschi, guardate è caduto dietro il numero 32 è Franz Mayer. L'atleta della Carraro è caduto ma riprende la bicicletta e riuscirà a non farsi superare dal numero 4 che è Claudio Vandelli, che lo ricordiamo vincitore di una edizione della Italian Cup. Ma passiamo all'ordine di arrivo di questa seconda tappa. Primo Dario Acquaroli, 2 ore 2 primi 35 secondi. Secondo Carmine Stefanile, terzo Dario Cioni, quarto Alessandro Paganessi, quinto Giuliano Badiali, sesto Alessandro Fontana, sesto Hansjörg Lunger e ottavo Daniele Bruschi. In classifica generale Dario Acquaroli è in testa, è seguito da Alessandro Paganessi, quindi Carmine Stefanile, quarto Dario Cioni, quinto Daniele Bruschi, sesto Giuliano Badiali e settimo Mario Noris.